Oggi andremo a fotografare i fiori. Perché i fiori? Perché i fiori sono dei veri gioielli che la natura ci ha regalato. Provate ad immaginare quanti fiori, di quanti colori, di quante dimensioni. Sono veramente dei gioielli e noi li andremo a fotografare. Pochissima attrezzatura, niente di che, però come al solito io porto sempre qualcosa in più. Porto qualcosa in più perché quando si fa un'uscita nel bosco si possono incontrare tanti soggetti molto interessanti che vale la pena di fotografare. Fotografo i fiori da quando presi in mano la prima fotocamera e alcuni mi chiedono: perché fotografi i fiori? Cosa ci trovi di interessante nei fiori? Beh, è una questione di sensibilità. C'è chi ce l'ha innata e chi invece la sensibilità ce l'ha assopita da qualche parte. Chi invece preferisce tenerla nascosta in attesa di chissà cosa. Quindi, se avete una qualche briciola di sensibilità da qualche parte, dategli spazio e andate a fotografare i fiori. Dai, ci mettiamo subito al lavoro. Oggi è una giornata particolarmente propizia perché le temperature sono buone e è il momento in cui cominciano a sbocciare i fiori. Siamo in una faggeta, come vedete, e in questi giorni sono sbocciati i bucanelli. Però ci sono tanti altri fiori interessanti da fotografare. E mettiamoci al lavoro, dai! Vediamo quello che ho messo nello zaino. Allora, come vi dicevo, ho messo qualche obiettivo in più, ce lo metto sempre perché può capitare qualcosa di interessante da fotografare e se ti manca l'obiettivo giusto perdi una grande occasione. Del resto non siamo tutti i giorni nei boschi. Un super grandangolo, un obiettivo Fuji, perché la mia fotocamera è una Fuji, è un 8-16 mm. La mia Fuji con montato già il 18-55 e poi ho un tele, anche questo uno zoom, un 50-140, ma soprattutto ho un obiettivo macro. Questo obiettivo macro è un obiettivo analogico della mia fotocamera Nikon che funziona ancora molto bene e quindi di tanto in tanto lo uso. È un 55 micronicor, ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qua, un 55 micronicor f2.8, vi faccio vedere la lente da davanti com'è, con l'adattatore per adattare appunto l'innesto della Nikon a quello della Fuji. Ora cominciamo a montarlo. Avrete visto ci sono molti bucaneve che sono sbocciati. Adesso proveremo a fotografarli, anzi ce li fotograferemo. Ho montato la mia fotocamera con l'obiettivo, l'adattatore da Nikon a Fuji. Ho montato anche la piastra qualora volessi usare il cavalletto, ma in questi primi scatti non lo useremo. Ci sono tre punti fondamentali da ricordare nella fotografia macro. Il micromosso è veramente dietro le spalle, è già pronto lì per farti fare la fotomossa. La profondità di campo, perché la profondità di campo con obiettivi così lunghetti, già un 50 mm può dare questa riduzione di profondità di campo, rischia di non farti mettere a fuoco correttamente. Cioè, se abbiamo mezzo centimetro di profondità di campo, basta un piccolo movimento che abbiamo già perso il fuoco. Quindi fare molta attenzione, la messa a fuoco e la fotocamera ferma sono i due punti cruciali. Se riuscite a tenere sotto controllo questi aspetti diventa tutto più semplice. Un altro aspetto importante è la luce, perché nel bosco non c'è tanta luce e quindi un altro rischio di mosso è dovuto proprio al fatto che si usano dei tempi meno veloci. Allora questo però possiamo bilanciarlo e risolverlo con l'utilizzo di flash. Io non amo molto i flash, in particolare per la fotografia macro.
a volte è veramente necessario. Oggi c'è abbastanza luce nel sottobosco, noi proveremo a fotografare senza l'utilizzo del flash. Mettiamoci subito al lavoro. Guardate quanto è bello questo bucaneve. Ha anche una bella luce perché, come vedete, la luce arriva radente e mi crea delle zone d'ombra. È molto importante fare queste considerazioni e fare attenzione a questa luce perché può migliorare notevolmente il risultato finale. Dai. Mettiamo un diaframma 11. Aumentiamo un po' la sensibilità per avere un po' di velocità in più. E ciò nonostante dovremmo scattare a un sessantesimo. Ok, siamo pronti? Mettiamo a fuoco. Come vedete, siamo sdraiati a terra, ma questo è necessario se vogliamo realizzare delle belle fotografie ai fiori. Siamo quasi al loro livello. Questa è la famosa Scilla bifoglia di cui vi ho parlato, bellissima. Scilla bifoglia perché ha due foglie. Adesso ce la fotografiamo, vediamo quello che riusciamo a realizzare. È importante perdere un attimo in più per la messa a fuoco, perché veramente la messa a fuoco è determinante. Ci siamo. Provo ad avvicinarmi un po' di più. Vorrei fare un primissimo piano. Ecco, una cosa importante da tenere in mente è avere dei soggetti tutti sullo stesso piano focale per evitare che uno sia a fuoco e l'altro invece fuori fuoco. Ovviamente questo non è sempre possibile, ma in questo caso potrebbe esserlo, cioè allineare queste due foglie della scilla con il fiore al centro, tutti sullo stesso piano focale. Era preferibile l'altra, perché era un po' più luminosa. Ma come si dice in gergo, tanto dopo ce la correggiamo con Photoshop, però ricordatevi, non è questa la strada. La foto deve uscire perfetta, o quasi, se non al 100%, al 90%. Non bisogna poi passare il tempo ore, ore, ore per la post-produzione, no? Basta impiegare qualche minuto in più in fase di ripresa, ecco, e magari aspettare. Come vedete, in questo momento la luce è cambiata, è arrivato un raggio di sole, mi sbrigo a scattare. C'era sicuramente una luce migliore. Un'altra cosa importante per ottenere dei bei risultati con la macrofotografia ai fiori, è quello di calcolare la perdita di profondità di campo quando si inclina la fotocamera. Come vedete, in questo modo, abbiamo un piano focale inclinato, per tanto quanto è l'inclinazione. Vedete? Eccolo qua. Allora, se andiamo a fare i calcoli, quello che è a fuoco qui nel soggetto, in questo punto, non lo è qua. È ovvio che in altre situazioni non sarebbe un problema, ma come vi dicevo prima, quando si usano obiettivi, già da questa focale 50 mm, oltretutto macro, quindi ci si avvicina, la profondità di campo diminuisce drasticamente. Cosa fare allora? Fare molta attenzione, non abbiamo fretta. Se dobbiamo fare una foto, cerchiamo di farla bene, dai. Ora ci spostiamo, andiamo a fotografare
un altro fiore. Mi sono fermato perché ho visto un'inquadratura che non potevo assolutamente perdere. Ci sono queste famigliole di bucaneve e sono incastrati tra una pietra e le radici di questo faggio possente, questo albero possente di faggio. Non sarà facile fotografarli perché, come vedete, c'è un po' di brezza e li mette in movimento, quindi c'è il rischio di micromosso. Ma noi vedremo di farlo ugualmente. Allora, per ottenere un buon risultato, apro un po' di più il diaframma, aumento la profondità, la sensibilità a 800 ISO e aumento adesso la velocità di scatto, che è un 250esimo. Vediamo quello che è uscito fuori. Ci sono questi bucaneve che sono tutti sullo stesso piano focale e sul retro ci sono queste radici bellissime che danno un bel effetto. Poi magari ce le riguardiamo. Ecco, abbiamo piazzato il nostro treppiede, adesso vediamo di fare l'inquadratura. Il pungitopo è un albero meraviglioso, piccolino, crescerà 60, forse 70 centimetri, ma non di più. È un albero protetto perché negli anni passati c'è stato un taglio indiscriminato. Uno degli utilizzi maggiori era quello per le scope. Scope per spazzare i cortili, per spazzare le strade, non certo le abitazioni. E si era arrivati ad un momento di criticità. Per questo motivo l'albero è diventato un albero protetto. Facciamo l'inquadratura e vediamo quello che otteniamo. Come vi dicevo nel precedente incontro, per questo tipo di fotografia è molto utile il display basculante. Questo ti permette di non sdraiarti proprio a terra o di fare delle inclinazioni impossibili. Sicuramente migliore. Abbiamo scelto un diaframma 11, la velocità di scatto è un trentesimo e gli ISO sono 200. Adesso vorrei fare un'inquadratura ancora più chiusa. Voglio avvicinarmi molto, però ho un po' di difficoltà con il treppiede, quindi lo tolgo e mi metto a terra. Benissimo, ora voglio fare un'inquadratura un po' diversa. Mi avvicino moltissimo, faccio uno scatto a mano libera, metto gli occhiali per vedere meglio . Aumento gli ISO per guadagnare uno stop di velocità . Ok, e questa è fatta. E prima di concludere volevo fare il punto della situazione. Ho selezionato per voi alcune immagini significative che ci servono per fare una comparazione tra quello che abbiamo visto inquadrato e fotografato sul campo e quello che abbiamo realmente ottenuto. Gli scatti sono tutti formato JPEG e non hanno subito interventi di post-produzione proprio perché ci serviva di capire esattamente quello che è stato fatto. Ci serve per evitare errori, migliorare la nostra fotografia, insomma, dei dati per realizzare fotografie migliori. Eccoci qua, mi sono preso un attimo di relax per salutarvi e ringraziarvi per aver partecipato a questo nuovo tutorial sulla fotografia di paesaggio. Oggi in realtà abbiamo dedicato il tempo alla fotografia
dei fiori, un argomento molto interessante perché i fiori di per sé sono dei soggetti interessanti, mille colori, mille sfumature, mille forme, insomma nei fiori ci si può trovare davvero qualcosa di interessante. Noi abbiamo fatto un avvicinamento, ma ci ritorneremo su tante volte, perché dobbiamo scoprire quali periodi, come fare l'inquadratura, l'illuminazione, quali obiettivi, quindi l'attrezzatura e la tecnica per fotografare i fiori. Seguitemi che vi darò informazioni, istruzioni, suggerimenti per realizzare delle belle fotografie. Ricordate però, le belle fotografie le possono realizzare veramente tutti. Basta scegliere il tutorial giusto, il canale giusto e pian piano anche voi realizzerete delle belle fotografie. Qui sotto vi lascio i miei recapiti, lasciate il vostro like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto al canale. Ci vediamo al prossimo incontro. Ciao!